机上。Ciao Bombers, bentornati in questo nuovo video, freschi freschi di vacanze, belli abbronzati, per tornare a parlare di motori, ovviamente, due tempi. Questa volta non ci sarà teoria in particolare, né tantomeno prove su strada, anche se, parentesi, sto lavorando insieme a mio amico Michele Ricci per testare la sua centralina programmabile, la Spark Evo. Sul ciao, prima di cominciare questa recensione dovrei fare un po' di storia. Io praticamente nel 2010, tramite un amico, compriamo questo motore e cominciamo a provare, a fare esperimenti, a prendere a martellate il telaio del ciao per farlo entrare, proprio fisicamente c'era il ciao piegato. E da lì nasce questo grande amore, il Simonini 4P. Prova una volta, prova due volte, fai questo, fai quell'altro, distruggi i carter, comprane altri, prova, riprova, stucca lì, ma solite cose, fino a che il livello pian pianino si è alzato, quindi i travalli sono migliorati, ho capito anche come funzionava in maniera decentemente appropriata il motore, due tempi, ma nella fattispecie Simonini, sono riuscito a ottenere buoni risultati facendo prima prove per i cavoli miei e poi anche tre anni di gare all'IDC, l'Italian Dragster Cup, dove insieme a Matteo Perucc, che saluto, ciao Matteo, ciao a tutti, ci abbiamo dato dentro per sviluppare anche le marmitte, quelle che attualmente facciamo per questi motori. Insomma, è stato un bel banco prova questa esperienza di gara di accelerazione, che ho sempre desiderato fare, perché tutti mi rompevano i maroni dicendo oh, ma con questi motorini non vai da nessuna parte, le curve non le fai. Io dicevo, a me fare le curve non mi interessa, perché io devo fare più di 100 all'ora col ciao. E mi ricordo che sta scena l'ho vissuta la prima volta prima di comprare lo Sprocatti, perché io lo Sprocatti l'ho avuto a discordante prima del Simonini. Simonini l'ho avuto a 18 anni, 19, lo Sprocatti a 16, perché andai a scuola dicendo ragazzi faccio un ciao da 20 cavalli che farà più di 100 all'ora, ma forse l'avevo già detto, ma va, figurati, impossibile, e mi presentai col motorino a liquido a scuola con la targa finta a 10 km a casa, solite cose. E praticamente poi sono riuscito a tirare quel motore, ma io non ho mai passato i 100 che ricordi con lo Sprocatti, sono arrivato a 97 e quindi c'avevo sto pallino, ma potevo fare solo delle gare di accelerazione. Metti che c'era poco internet, poca tecnologia, queste gare di accelerazione sono saltate fuori poi nel 2016, quindi a distanza di 6 anni avevo già fatto un po' di test, ma dovevo capire ancora un muccio di roba, come direbbe qualche guru che conosciamo. Tornando a noi, oggi voglio fare la recensione su un prodotto, finalmente è disponibile al pubblico, non che prima non lo fosse, ma sicuramente adesso è migliorato. Forse qualcuno di voi l'avrà già capito, mi sto riferendo ai nuovi carter Simonini 4P ETG Edition, con travaseria rifatta, sia le sacche principali che il travaso di fronte scarico, e anche con l'aspirazione chiusa rispetto alla precedente. Dopo chili di truccioli, anni di prove e altrettanti chili di stucco, vediamo ad esempio la versione vecchia, era il momento di fare la nuova produzione per esaurimento delle scorte. Ho proposto di aggiornare i nuovi carter con la travaseria che io facevo e faccio tuttora sui Simonini che preparo. Guarda qua che bei, ciao! No, come questi che sono stuccati dappertutto, che hanno la finestra più piccola, questa è più grande, si vede, c'è più passaggio, anche qua, anche qui è più sottile. Prendo un vecchio cilindro, se vado anche a montare, adesso senza neanche montare i prigionieri, però per fare la spiccia, c'è passaggio adesso. Prima tutta questa parte qua non c'era, cioè, era chiuso, finiva qua il travaso. Immagina anche il pistone che scende, mi tappa tutto. Questi purtroppo io altri carter non ne ho, non riesco neanche a farvelo vedere, ma Simonini ogni tanto prima di assemblarli li limava, quindi qua risulterà già migliorato. Ma chi ha già avuto questi carter per le mani si ricorderà che l'area di passaggio era molto ridotta. Vediamo sul carterino ad esempio cos'è sta roba qua. Ce n'è un po' di più,
perché ricordiamo che di qua è più sottile anche, quindi abbiamo più passaggio all'interno. È vero che ci sono, c'è del materiale per le viti, si può togliere, qua potete andare giù dritti, qua potete allargare fino all'intersezione della luce, ma già di base questo motore risulterà avere più forza, più cavalli e nel complesso prestazioni migliori e più elevate. Io sono molto convinto che finalmente potremo raggiungere con questi carter i valori che c'erano riportati sul catalogo, ovvero 16 cavalli a 13.000 giri, che 13.000 giri sono il fuorigiri, perché più di 13.000 giri un Simonini è difficile che faccia. La potenza massima ce l'avrà magari tra 11 e 11.5, però comunque non sono più i miseri, se non ricordo male, 12 cavalli che io non ho mai provato, ma mi smentisca se sbaglio, Jacopo Cremonini, che conosco e che saluto, ciao Jacopo, aveva fatto un test sul motore originale, forse aveva rivisto la testa e lo scarico era quello lì, oppure aveva montato uno scarico suo dei primi che aveva fatto. Fatto sta che praticamente col motore praticamente stock, mi pare che avesse fatto al banco, alla ruota, 12 cavalli e poco più, 13, va bene. Ma non di sicuro 16. È stata anche ridotta finalmente la sacca di travaso dei fronte scarico che dovevo sempre stuccare. E infatti il primo che vedo con questi carter qua, che sono già disponibili, che potete comprare, andare ad aprire questa luce, gli viene fuori l'hashtag sei un pirla. Idem con patate, se vanno ad aprire il perimetro dei travasi del cilindro e poi quelli del carter, viene di nuovo fuori l'hashtag sei un pirla due volte. Coglion anche. Perché insomma, posso dirlo? No? Tutti dicono: ah, chi sta roba l'avrà fatto un ingegnere. Secondo me tante cose gli ingegneri non le fanno, anzi non ci sono proprio su tante ditte. Però, porca miseria, ora me la tiro, io ingegnere lo sono, triennale, magistrale e pure l'esame di Stato. E questi carter ci ho messo il becco. Quindi, sì, sono fatti da un ingegnere. Prima di limarli, fatevi due domande. Parte gli scherzi, che comunque ero serio. La bella cosa è che sì, sono stati migliorati, ma lasciano anche margine di manovra per ulteriori miglioramenti, come anche l'aspirazione. Se uno vuole la può allargare, ci può mettere un pacco più grande, però diciamo che presi e montati vanno bene per uno che non vuole fare niente, ma vanno anche bene a qualcuno che ci vuole mettere le mani per tirare fuori prestazioni migliori. Questo però non è tutto, perché abbiamo rifatto i profili nuovi delle teste. Questa era la vecchia testa, questa è quella nuova. È stata variata leggermente l'inclinazione della banda di squish, che risulterà comunque essere negativa se andiamo a considerare la circonferenza esterna moltiplicata per l'altezza dello squish all'esterno. Troviamo un'area, quell'area la calcoliamo anche alla fine della banda di squish, quindi all'inizio della cupola, che avrà sì uno squish leggermente più alto, quindi geometricamente, se guardate sia visivamente che misurando, lo squish diverge, ma quella non è la reale divergenza. La divergenza è data dalle aree di passaggio, perché immaginate avere 10 particelle di benzina di miscela sulla corona esterna, che devono essere fatte passare attraverso la finestra interna, che magari ha uno spazio per 7 goccioline e qui 7 particelle. Quindi ecco che ci troviamo con 3 particelle che vengono bloccate all'esterno e quindi possono poi, abbiamo già detto, a seconda delle condizioni di utilizzo del motore, generare sovrappressioni, surriscaldamenti, detonazione e quant'altro. Sulla nuova testa è stata aperta un po' di più, ma comunque risulta negativa. Questo perché c'è da dire una cosa sullo squish, che su motori magari che van forte si può aprire di più la banda, ma su motori un po' più standard c'è quella cosa che io chiamo rapporto di compressione apparente, ovvero avendo una banda di squish che ha un'area maggiore all'esterno ma più piccola all'interno, cosa succede? Che isolando una parte di miscela, quindi anche una parte di volume, il motore reagisce come se avesse un po' di squish, un rapporto di compressione maggiore. Quindi voi lo misurate, fa 15, in realtà è quasi come se fosse magari un 15 e mezzo, un 16, a seconda poi di quanto chiude la banda e di quanto volume è isolato. E quindi questo su un motore che magari ha pochi cavalli ti dà un po' un aiutino, no? Se invece andiamo su motori che hanno prestazioni elevate,
poi abbiamo tutti i problemi di cui discutevamo prima. È stato cambiato il raggio per aumentare il volume, perché la testa precedente risultava troppo compressa, soprattutto con un motore aria senza aria forzata, con le alette piccole, che magari va a girare in condizioni che tutti noi sappiamo. Beh, niente di che alla fine, Il diametro è rimasto originale, perché già quello precedente andava bene. Quindi ci siamo passati da una testa con 5,9 cc di volume e 14,87 di rapporto di compressione ad una testa che ha 6,9 cc, quindi 1 cc in più, e 12,85 a 1 di compressione. Adesso qualcuno dirà: ma è alto, ma è basso. Allora, non è basso perché su un motore del genere, a mio avviso, più di 13, 13 e mezzo ha poco senso andare. E con rapporti così spinti li fate su un motore da sparo, su un motore performante perché volete avere il picco sul banco prova o il picco delle prestazioni, ma non di sicuro un motore che fa gare di velocità o che magari va a fare endurance, Monferrari e quant'altro. Quindi partiamo comunque da una camera di scoppio per motori con prestazioni medio-elevate, che mi lascia però margine per scomprimere la testa e mi lascia anche margine per lavorare sulla banda di squish. Quindi, se uno vuole fare qualcosa di più, lo può fare. Ma parte già da una base dove, se non vuoi far niente, sei comunque al top. Parola dell'Inge. Ci vede il raggio che qui è più, qua abbiamo un raggio più grande. Quindi cosa succede? Che avendo un raggio più grande, se io lo vado a diminuire il raggio, faccio questo e recupero del volume in questa zona qua. Ho misurato anche lo squish. No, questo non è suo. Di serie la testa rifatta adesso ha uno squish di 0,93 e 1,15, mentre quella vecchia, per farvi vedere che ho fatto l'apertura, abbiamo 0,94, 0,93 anche qua e 1,8. Quindi abbiamo quasi aperto la banda di un decimo. Poi ovvio che lo misuro io, vedo una misura, lo fa un altro, vedo un'altra misura. Se lo stagno non è lo stesso, sarà diverso. Magari tra questa testa e l'ultima ci saranno delle differenze. Va bene, però il rapporto è diminuito, la banda è stata aperta e la base di partenza è un passo avanti. Io posso dire solo che sono contento di aver dato il mio contributo, non tanto a un'azienda o che fa motori o qualunque cosa essa sia, ma a una entità, chiamiamo così, ad una figura che a me ha fatto sognare fin da quando ero ragazzino. Ci ho sempre creduto e alla fine dai e dai, e quello che fai torna indietro. E finché queste fusioni saranno in giro, come i miei motori, ci sarà sempre una mia piccola, passatemi il termine, opera d'arte a modo mio, che gira, che fa sognare, che fa sorridere chi la guida, o magari dire: cavolo, che bel lavoro è stato fatto quella volta da qualcuno, oppure qualcun altro magari la criticherà. E a proposito di critiche, di haters, che quelli ci sono e mi fanno anche ridere, se il motore vi è piaciuto lasciatemi un commento, e se non vi è piaciuto non mi mollate un commento del cacchio tipo "solo cazzate", "ma pollice all'ingiù". Tanto siete dietro un computer, io non vi vedo, ma almeno scrivetemi quello che pensate. Magari dopo che mi avete scritto "secondo me sta roba fa cagare perché", e voglio la motivazione, e non la motivazione da cantinaro, ma una motivazione valida e fondata su criteri logici e magari un po' scientifici e delle prove, magari mandatemi anche un video in privato dei lavori che fate e di come vanno i vostri motorini. Io alla fine sono qua, ci metto la faccia, dico le cose e poi la gente si nasconde dietro sto schermo, e lo dico anche ai più giovani: fioi, ma poi quando andate a figa come fate? Bene ragazzi, per questo video direi che è tutto. Restate connessi, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla pagina ITG Corse. Fate la miscela al 4 e a bombazza. Ah, è andata a c***o anche.